Oggi è arrivato il momento di presentarvi la mousse. La mousse è il nuovo detergente della linea Madreperla per problemi di macchie, di melasma, cloasma e cicatrici acne. Allora, andiamo a vederla insieme. Questo è un prodotto particolarmente forte, come tutta la linea Madreperla, una linea tecnica, tecnica è il termine giusto, lo definirei proprio così. Questo non è un semplice detergente, sapete che noi di Conic teniamo particolarmente alla detersione, quindi ogni esigenza, ogni anestetismo ha una detersione specifica, quindi non abbiamo un detergente universale, proprio perché crediamo fortemente che il detergente sia già un trattamento di per sé. Bene, questo discorso è amplificato all'ennesima potenza per quanto riguarda la mousse, perché la mousse è già un trattamento a sé stante, semplicemente detergendo il viso io lo sto già schiarendo dalla macchia. Come faccio a fare questa cosa? Perché i componenti di questo detergente sono l'acido mandelico e l'arbutina, oltre ovviamente a delle sostanze funzionali che ritornano, idratazione e antinfiammatorie, come la proteina della soia e la malva. Ma parliamo essenzialmente di due elementi forti di questo prodotto, che sono l'acido mandelico e l'arbutina. Allora, l'acido mandelico lavora direttamente sul problema della macchia e riesce ad andare a interagire proprio con la macchia stessa, mentre l'arbutina agisce sulla causa che ha prodotto la macchia, per cui svolge un'azione anche preventiva per prevenire il fatto che le macchie possano comparire. Una persona che tende ad avere un problema di macchie può utilizzare la mousse anche come prevenzione, oltre che come schiaritura. Adesso andiamo ad indossarla e vederla insieme. Andiamo ad applicarla. Allora, si scuote un pochino prima e abbiamo voluto, proprio come vedi, una mousse veramente veramente morbida e avvolgente, quindi adesso io andrò a passarla sul viso ed è una sensazione molto come una carezza. Ok, quello che devi sapere di questo prodotto è che sentirai un pochino la pelle che tende a pizzicare leggermente. È tutto normale perché stiamo parlando di un prodotto che deve togliere le macchie. La macchia non si toglie con le carezze, si toglie con qualcosa che lavori veramente con un modo forte, no? Abbastanza incisivo. Quindi gli acidi, l'arbutina svolgono proprio una funzione fortemente attiva. Quindi se senti il prodotto leggermente pizzicare è normale. Altra cosa che ha questo prodotto come particolarità: questa è una detersione forte, una detersione dove tu ti sentirai la pelle molto molto pulita. Ecco perché ti consiglio di farla doppia, magari con delicatissimo da alternare, perché questo è un detergente che toglie parecchio e quindi su alcuni tipi di pelli particolarmente secche va alternata magari mattina con la mousse e la sera con delicatissimo, perché ripeto, stiamo parlando di un prodotto fortemente attivo, quindi vedi che dopo un po' si scioglie proprio la schiumetta e rimane questo effetto dove io ho una scorrevolezza continua. Profumazione di fiori come nello stile Iconic, quindi molto delicata, molto piacevole e continua possibilità di lavorare il prodotto, che è quello che io vi consiglio di fare. L'altra sera non si fa mai velocemente, si deve lavorare un pochino proprio perché agisca, perché ripeto, non stiamo solo pulendo il viso dal make up, qua stiamo preparando il terreno per togliere una macchia, quindi è già un trattamento. Dopodiché si va a rimuovere con un panno bagnato. Noi nel nostro, vedete che la pelle appare già un po' arrossata. È del tutto normale ed è un prodotto molto molto funzionale e quindi anche il pH che abbiamo scelto per gli acidi è un pH 3.5, quindi è un pH al limite dell'utilizzo domiciliare. Abbiamo voluto spingere moltissimo perché sapevamo benissimo da estetiste, quindi partiamo da questo presupposto, che la macchia ha bisogno di una spinta importante e quindi abbiamo scelto un pH
che mettesse nelle condizioni di avere un risultato tecnico fin da subito. Quindi quando vedete questo viso arrossato vuol dire che abbiamo lavorato molto bene e agito molto bene. Adesso vi faccio vedere com'è da asciutta. Questo è il viso ovviamente asciutto dopo l'utilizzo di madreperla, la pelle appare perfettamente pulita e pronta a ricevere il resto del trattamento. L'utilizzo di la mousse va eseguito mattina e sera per le pelli che hanno davvero la macchia, davvero un ispessimento importante cutaneo, per le pelli molto abbronzate, per le pelli molto spesse. Diversamente, quindi per una pelle sensibile, cuperosica, molto molto disidratata, consiglio l'utilizzo alternando mattina con la mousse per esempio e la sera magari con suave o delicatissimo, quindi andando ad alternare il processo di comunque aggressivo che comunque dà un detergente come questo, perché anche se ha malva, ripeto, e proteine della soia che ritornano l'idratazione, è comunque un trattamento importante che per le pelli secche va equilibrato con un detergente la sera più idratante. Ovviamente è un prodotto che lavora in sinergia con tutta la linea madreperla e quindi va affiancato ai dischetti, va affiancato alla crema, alle fiale e alla maschera, ma potrebbe essere anche utilizzato come un detergente da alternare per esempio ad Iris o a Delicatissimo, anche per pelli fortemente acneiche. Quindi sono 150 ml di prodotto, abbiamo una grande versatilità, come avete visto, essendo che proprio la mousse poi diventa un'emulsione morbidissima, e lei è la mousse tutta per voi.